Siamo qui con Simone Bernardi, attaccante del Pozzo Nuovo, autore del gol del momentaneo 2-1. Simone, uno stupendo gol, cosa hai provato in quel momento? Felicità, mi è venuta subito la voglia di prendere la palla e tornare indietro per magari recuperare la partita, però poi è finita così. Hai fatto anche altre, un paio di azioni molto pericolose sulla fascia che però purtroppo non hanno portato al pareggio. In spogliatoio, a fine del primo tempo, cosa vi siete detti? No, niente, un po' di rammarico anche per le decisioni arbitrali che hanno un po' compromesso la partita, però merito a loro perché è una buona squadra, hanno giocato bene e dopo alla fine sono stati anche bravi a chiuderla. Comunque bravi comunque al Pozzonovo che è riuscito ad arrivare fino in finale di Coppa e anche in campionato ve la giocate, quindi sin da domenica prossima riparte il campionato. Certo, subito col Cerea, pronti per iniziare al meglio anche il girone di ritorno. Bene, ringraziamo Simone, gli facciamo i complimenti per la prestazione e un grande in bocca al lupo per la sua carriera futura. Grazie Simone. Amici sportivi, siamo qui con il mister Massimiliano Sabadin del Pozzo Nuovo, a cui ovviamente facciamo subito la prima domanda. È più il rammarico per aver perso la finale o più la soddisfazione comunque di essersela giocata fino in fondo? La domanda è chiaro che quando si arriva a fare la finale giochi per vincere e quando non ce la fai c'è grande amarezza, ecco. Però non posso non fare i complimenti ai miei giocatori per il fatto che ci siano arrivati e anche per la partita odierna, perché ho già visto i miei dare tutto il massimo di quello che avevano. Forse abbiamo un pochino, siamo partiti un po' timorosi, un po' contratti, un po' così, la squadra è molto giovane, abbiamo parlato un po' i primi 10-15 minuti, poi ci siamo sciolti, abbiamo penso messo veramente in difficoltà quella che è una gran bella squadra come Via Piave. Secondo tempo, allora, primo tempo si infortuna Giordani, secondo tempo 2-0, riapre la partita Bernardi, sul più bello si fa male il portiere, problema del Juniores, mette in campo, quindi ha un po' stravolto lì, c'è stato quei 4-5 minuti di blackout che forse vi ha interrotto un po'. No, abbiamo perso un giocatore per noi importantissimo come Giordani dopo 3-4 minuti, ho provato a tenerlo in campo, non so, penso 20-25 minuti, però vedevo che chiaramente zoppicava e non riusciva a dare il suo contributo alla squadra. E questa è stata la prima sostituzione, poi sì, mancavano 20 minuti, eravamo sotto di 2 e ho messo la quarta punta perché ormai giocavamo anche con Montagnani da interno di centrocampo, con Volpara trequartista e i due attaccanti, Bernardi appunto e Bellemo. È quello che chiaramente è stata una cosa non preventivabile, è l'infortunio al nostro portiere che è un 97, però per far entrare Bernardi, che è 97 anche lui, avevo fatto uscire un 96, quindi noi ci trovavamo in campo con 2,95 e un 97, ci mancava il 96, quindi non ho potuto impiegare Rosiglioni che era il nostro dodicesimo nella gara odierna e ho messo un giocatore classe 97 in porta, un 96, ho messo Crema in porta, era l'unica cosa che potessi fare. Bene, ringraziamo mister Sabadini, facciamo comunque complimenti per la prestazione e per appunto il cammino del Pozzo Nuovo fino alla finale, un grande in bocca al lupo anche per il proseguo del campionato in eccellenza. Grazie Massimiliano. Vi ringrazio, grazie. Siamo qui con Alberto Tresoldi, presidente del Pozzo Nuovo. Partiamo presidente con un commento a caldo sulla partita di oggi. Vicepresidente del Pozzo Nuovo. Niente, partita di oggi, sì, una bella partita combattuta, alla fine ha vinto lì a Piave, onore ai vincitori. Guardiamo il lato positivo, però una squadra come il Pozzo Nuovo, un paese di 3.500 abitanti che in pochi anni è arrivato, passato dalla prima categoria all'eccellenza conquistando la finalissima, quindi insomma ecco un merito sicuramente alla società, dirigenti e giocatori. Certamente penso che ci sia un applauso da fare a questa squadra, al mister e a tutto lo staff che ci ha portato fino a qua, è stato un gran bel risultato. Bene, ringraziamo Alberto Tresoldi, gli facciamo in bocca al lupo anche per il proseguo del campionato di eccellenza e grazie ancora e complimenti comunque. Grazie mille.